Bentornati a Piana TG, il magazine di informazione prodotto da Toscana TV in collaborazione con i comuni della Piana Fiorentina. E andiamo con il sommario. Campi Bisenzio, il comune investe nelle strade. Signa, nasce il museo delle terracotte. Calenzano, tornano i buoni spesa. Sesto Fiorentino, il comune accende il Natale. La Strassigna, la gravidanza non va in lockdown. Iniziamo da Campi Bisenzio e dagli investimenti del comune per la manutenzione delle strade cittadine. State tranquilli, alle strade ci stiamo pensando e come, risponde così il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi dalla sua pagina Facebook. Alle numerose domande sullo stato delle strade cittadine che via social li rivolgono i cittadini. Solo nel 2020 il comune ha speso 1.300.000 euro in manutenzione, scrive nel suo post Fossi, che poi procede alla lista degli interventi in corso o in procinto di partire. Cantieri aperti in via Magenta, via Chiella e via Palestro. Cartello lavori in corso, pronto a comparire dopo via Verdi in via Tosca Fiesoli e successivamente in via del Tabernacolo. Cantieri stradali aperti ad inizio del prossimo anno nella frazione di San Donnino in via dei Platani e via Trento, mentre è in procinto di essere inaugurata la nuova bretellina di Capalle. E a Signa nasce un museo diffuso dedicato alla terracotta. Per il 2021 penso e sono certo di riuscire ad aprire questo nuovo museo, ripeto, un museo diffuso, che potrà muoversi fra le stanze del Palazzo Comunale e tutte le numerose sculture presenti nel territorio signese. Un pezzo pregiato c'è già, è Orfeo e Euridice nel grande pannello della manifattura di Signa. Realizzato nello storico laboratorio di ceramica, altri se ne aggiungeranno anche per la collaborazione di importanti scultori. Nasce da queste premesse l'idea di un museo diffuso della scultura e della terracotta, che avrà il suo punto di forza nel Palazzo Comunale e nel relativo giardino. L'intreccio tra arte e lavoro che trova nel Museo della Paglia la rappresentazione più nitida identifica Signa. La storia di Signa è caratterizzata da una grande unità fra arte e lavoro. La bellezza ha sempre rappresentato uno degli elementi portanti di quella che è la nostra storia. Sia l'intreccio, sia la scultura, sia l'arte delle terracotte hanno caratterizzato a lungo la vita sociale, economica e culturale del nostro territorio. Un territorio in cui da sempre operano artisti importanti. Voglio ricordare che Signa è la terra di Alimondo Ciampi, di scultori importanti come Catarzi, come Moschi, come Giovanni Vettori, come tanti altri, e che abbiamo opere sin dall'epoca etrusca che rappresentano l'arte della scultura. Insomma, tutto porta direttamente al nuovo diffuso museo. L'emergenza sanitaria fa scattare nuovamente la necessità di sostenere le famiglie. A Calenzano tornano i buoni spesa. Una nuova tranche di buoni spesa utilizzando i 95.000 euro provenienti dal governo. A Calenzano il comune, come nella scorsa primavera, torna a erogare i buoni spesa che avranno validità fino a febbraio. È una misura che va a rispondere a un bisogno primario come quello alimentare e va a integrarsi in un sistema, diciamo, ordinario, attivo tutto l'anno, che il servizio sociale gestisce in collaborazione con il centro d'ascolto interparrocchiale e che eroga nei nuclei che ne hanno bisogno il pacco alimentare. Le modalità e i requisiti per presentare la domanda saranno pubblicati la prossima settimana sul sito del Comune di Calenzano. I buoni spesa, un ulteriore sostegno deciso dal Comune alle famiglie che hanno avuto riduzioni del reddito a causa della pandemia, si aggiungono al secondo contributo straordinario per l'affitto, finanziato interamente con fondi comunali. Un Natale sicuramente diverso in piena epidemia da Covid, ma il comune di Sesto Fiorentino non rinuncia ad accendere il periodo festivo.
Le luci e la musica del Natale accendono anche quest'anno il cuore di Sesto Fiorentino. L'accensione, solo simbolica, che di fatto apre il periodo natalizio, è avvenuta nel pomeriggio della festa dell'Immacolata, con il sindaco Lorenzo Falchi, l'assessore al commercio Gabriella Bruschi, la presidente del centro commerciale naturale Sesto Sottocasa Sabrina Piermarini e il presidente della Proloco Alessandro Baldi. Quest'anno a maggior ragione abbiamo bisogno di un po' di calore e un po' di colore, per questo le vie del centro sono addobbate di luminarie, di alberi di Natale, di filo diffusione per la musica nelle strade del centro. Se abbiamo bisogno di ripartire, lo facciamo anche con questi piccoli gesti e con questa piccola bellezza con la quale vogliamo infondere un senso di un Natale che sarà sicuramente diverso, ma dovrà essere comunque importante per tutti noi. Le luminarie installate dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, insieme ai due alberi di Natale in via Cavallotti e in piazza Ginori, sono accompagnate dal sistema di filodiffusione realizzato nell'ambito del progetto di valorizzazione del Centro Commerciale Naturale, col contributo della Regione Toscana attraverso il bando Spazi Urbani 2019. Era importante dare un messaggio di positività in un'annata brutta e triste, funestata da cose brutte, e avevamo bisogno, secondo noi, di emozionarci, e meglio del Natale come sentimento positivo non esistono altri. Quindi la volontà di tutti noi commercianti era quello di creare calore intorno a questa città che se lo merita. A Colonnata, come lo scorso anno, è stata invece la Proloco, in collaborazione con il Comune, a curare l'installazione delle luminarie. E l'ultimo servizio dalla Strassigna, dove il Comune organizza una serie di incontri via social sulla gravidanza che non va in lockdown. Si intitola La gravidanza non va in lockdown, il ciclo di conferenze social promosso dal Comune di La Strassigna dedicato alle neomamme in attesa. Tre incontri online di venerdì pomeriggio, il primo già avvenuto il 4 dicembre, di accompagnamento alla nascita, da seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune, dove si parlerà di gravidanza, allattamento, percorso nascita, parto, dopo parto e vaccinazioni. L'iniziativa è promossa con il patrocinio della USL Toscana Centro e della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest. È una risposta che vogliamo dare alle donne che in questo periodo si trovano in gravidanza, un periodo particolare, diverso, perché quel supporto che veniva dato dall'azienda sanitaria con i precorsi pre e post parto sta venendo a mancare in questo momento. Abbiamo pensato di dare queste risposte alle donne che nel periodo anche tramezzo tra un incontro e l'altro possono richiedere all'ufficio stampa del Comune, e durante gli incontri vengono date poi le risposte specifiche. Questo per stare vicino alle donne, perché riteniamo davvero che questo momento deve essere vissuto con quella tranquillità che è dovuta a ogni donna. Il ciclo, aperto dal tema la gravidanza durante una pandemia, prosegue l'11 dicembre con il percorso nascita nel nostro territorio, la gravidanza e il parto, assistenza personalizzata in base al rischio, fisiologia e patologia. E il 18 dicembre con l'iniziativa il dopo parto, sostegno alla genitorialità e all'allattamento e vaccinazioni. Le conferenze, che sono state aperte dal sindaco Angela Bagni e dalla presidente della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest, Camilla Sanquerin, vedono la partecipazione della ginecologa Valeria Dubini, direttrice della struttura complessa, attività consultoriali della USL Toscana Centro, dell'ostetrica Daniela Rossini, della pediatra Francesca Gola e della psicologa Barbara Santoni. Per ogni appuntamento sarà possibile porre domande scrivendo fino al giorno prima alla mail dell'ufficio stampa del Comune di La Strassigna, oppure scrivendo durante la diretta nei commenti dei due canali social. E finisce qui il nostro telegiornale, ci vediamo con il prossimo numero del TG della Piana Fiorentina.